Io ho accompagnato un'amica in Romania e facevo un lavoro con i Rom in Transilvania. Io l'ho seguita e mi hanno appioppato cinque ragazzini per insegnare loro a fare delle ritmiche con delle percussioni improvvisate, pentole, ferri di cavallo e martelli. Ma no, niente di che, era semplicemente un grido che avevo dentro e che dovevo tirare fuori in qualche modo, e lì è stato il luogo giusto dove ho potuto incontrare quel grido che avevo lì. E no, l'ho cantato subito, mi sono chiuso in una stalla e un secondo è venuto fuori. Però non è una cosa in relazione alla Romania, anche se è stata un'esperienza meravigliosa, e i Rom sono una cultura meravigliosa che amo e stimo profondamente, ma è stato un grido che volevo tirare fuori e ho gridato. Il percorso da cantautore è stato facile, difficile calarsi in questa esperienza che è stata disfatto, alcanzare È stato difficile, è stato anche un attimino utilizzare il canale televisivo, che mi sento averlo un po' lontano, che però effettivamente era l'unica alternativa. L'alternativa a questa esperienza, che è stata comunque un'esperienza importante anche dal punto di vista umano, cioè l'incontro con la gente che non hai scelto, ma che ti è capitata lì, è già una relazione diversa le cose. Ed è stata una sorpresa. Quindi ho un gran tesoro di quello che ho vissuto umanamente con loro, però è stato anche molto faticoso, faticosa la reclusione, l'obbligo di aspettare, l'obbligo di non incontrare, di non parlare, di non dover sentire. Però insomma, sono contento di essere uscito perché ho ritrovato il mondo che avevo lasciato fuori. La cosa che mi ha insegnato questa esperienza è che comunque nel mio scetticismo ho scoperto un mondo che non potevo neanche immaginare né aspettare. E questo è quello che voglio portarmi fuori, la speranza che comunque ci sarà sempre un tempo giusto per fare le cose giuste nel momento giusto. Ma no, io ho dato ad ascoltare a Sony quattro brani miei e loro hanno scelto questo brano, si sono innamorati, questo è Lusinga. Alcuni dicono che ho scritto una canzone con 11 parole e quindi che mi sono sforzato troppo a scrivere, invece è un punto di arrivo secondo me di 15 anni di scrittura. Quindi a parte che non sono 11 ma sono 23 le ascoltate, 22, 23, quindi è il doppio, quasi il doppio. E quindi mi sono sforzato. Concerti ancora è troppo presto, è ancora tutto da definire, da delineare. Ma presto spero di poter suonare dal vivo, perché arrivo da lì, arrivo da una vita appunto Roma, suonando su marciapiedi, su bancali, in tutta Italia, quindi spero di tornare presto a suonare in giro.